Ciao a tutti! Oggi vi mostrerò come realizzare una pizza di riso. Gli ingredienti che vi occorreranno saranno 250 g di riso, però io già l'ho cotto, quindi giustamente il peso raddoppierà. Poi vi occorrerà un uovo, 50 g di burro, 200 g di mozzarella che io ho tagliato un po' a pezzetti e un po' per decorare, una manciata di olive denocciolate nere, 100 g di parmigiano e 500 di passata di pomodoro che io già ho cotto. Allora, per prima cosa dovrete fare? Prendete il burro e lo aggiungete nella terrina del riso bollente. Quindi mescolate. Appena il burro si sarà ben assorbito, aggiungerete tutto il parmigiano e l'uovo. Mescolate per bene. Vi consiglio il riso di cuocerlo in acqua bollente per 15 minuti. Non dovrà essere troppo mollo. Quindi mescolate tutto il composto. Adesso aggiungete i pezzi di mozzarella affettata per rendere più ricco il tutto. Trasferite il riso in uno stampo furbo 30 cm. Così. Quindi livellate il tutto. Eccolo qui. Trasferite nel forno già caldo a 180 gradi per 20 minuti. Riprendete dal forno il vostro riso, quindi lo capovolgete in foglio di carta forno. Ed eccola qui sfornata. Quindi adesso cosa farete? Prendete la passata di pomodoro, ecco, spargetela su tutta la superficie. Aggiungete i pezzi di mozzarella che ho tagliato a mo' di fiore, così. Aggiungete anche le olive denocciolate, un filo d'olio, così, ed infornate a 180 gradi modalità grill per 10 minuti. Ecco la mia pizza di riso appena sfornata. Guardate, io ho aggiunto una spolverata di origano e poi aggiungerò anche un altro filo d'olio, così. Dopo vi lascerò due foto della consistenza quando è tagliata. Spero che questa video ricetta vi sia piaciuta. Io vi lascio alla prossima. Ciao ciao, un bacio. Ecco la consistenza all'interno della mia pizza di riso. Bella filante.